Signore e signori, siamo ancora qua allo MM Park, al museo di Lavanzana, questa splendida struttura che sto visitando anche per voi. Vabbè, anche per voi. Vi ricordate quando vi ho fatto vedere il video della volugrafo? Ecco, questa era l'equivalente inglese, la Excelsior Wellbike. Notate la differenza, praticamente quattro ferraci da cancello, una ruotina, un manubrietto, una sella rialzabile, un motoraccio con l'avviamento a strappo a due tempi, un motore della Villiers Junior da motorino praticamente, e stop, nient'altro, niente telaio doppia culla, niente ruote gemellate, niente, no, un motore monomarcia, quattro ferracci in croce da ripiegare, stringere e mettere in questo contenitore a bilanciato, e voilà, un mezzo semplicissimo, economicissimo, di facilissimo uso per dare mobilità ai paracadutisti appena sbarcati. Ripeto, avete visto il volugrafo e questa è la Wellbike. Ah, ma questi sono quattro ferracci in croce? Sì, ma sono quattro ferracci in croce che costano poco ed erano disponibili in massa. E realmente un volugrafo costava realmente quanto 5 Wellbike. E in guerra l'economia e la funzionalità è tutto. Tenetelo sempre presente.